premiare il filosofo e politologo Piazza Fanciulla, l'assessore. In Francia quando sei stato assessore una volta sei assessore sempre, quindi a valle. Cioè, quindi quando in Francia io ho una grossa esperienza francese e il mio cuore è un po' francese. Quando sei stato presidente una volta sei sempre monsieur il presidente. E poi te lo chiedo, vero, ecco qua. E favoriamo anche gli abbracci, che è sempre una cosa buona, in tempi così calamitosi. Ecco, consegnalo. Ecco la motivazione. Fernando Riccardi è nato a Roccasecca il 4 giugno 1959. Giornalista e storico, è stato il direttore responsabile del Corriere dell'Asia Sud e redattore del mensile La Voce dell'Iri. Attualmente dirige l'Alfieri, pubblicazione napoletana tradizionalista che nel 2010 ha festeggiato il 50° anno di vita. È inoltre direttore responsabile del giornalista Fornese e del mensile Sicilia, pur altresì le pagine culturali dell'Inchiesta, quotidiana di Adela del Lavoro e della Giugiariga, di cui è capo redattore. Ha fatto parte del comitato di redazione di Storia del Novecento e collabora alla Storia e il mensile di approfondimenti storici edito da Mondadori. Ha dimenticato però di dare la notizia che stai pure nel comitato di redazione dell'Arte di Oggi per la Storia e Medicina, che ha quasi dei 60 anni di Roma e del Lazio. Ma per quando mi hai dato le notizie che poi hanno consentito alla giuria di elaborare, sei stato, hai usato quello che in letteratura si chiama litote, sei stato un po' al di sotto del presidente dell'Istituto di Ricerca Storica di Due Sicilie, membro della Società Napoletana di Storia Patria e della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, e autore di numerose pubblicazioni di carattere storico, in particolar modo di studi e saggi sul brigantaggio all'Italia meridionale, da ricordare il brigante Papone, storia di briganti, Costanzo Pompeo da Pico, arciprete brigante Carbonaro, brigantaggio autoritario, una storia tutta da scrivere, e Cristo de la Grange, un colonnello prussiano contro la rivoluzione italiana. Nello scorso mese di maggio ha pubblicato il 1799 nell'Alta Terra di Lavoro sul fenomeno del brigantaggio e sul periodo risorgimentale in genere, tiene conferenze, convegni e seminari di studi in tutta Italia. Fernando Riccardi si è collocato come storico dalla parte dei vinti, ma non ha mai rinunciato allo scrupolo scientifico, all'equilibrio, alla serenità e alla onestà intellettuale. Grazie, io ringrazio soprattutto il preside Gerardo Vacala, ringrazio la giuria per questo prestigioso riconoscimento, ringrazio gli amici di Piaggio Calciolone che hanno fatto, qui ci vediamo spesso. Ringrazio tutti quanti voi che siete intervenuti e ringrazio anche il presidente della cooperativa editoriale d'Inchiesta, che è Cornella Massaro, che è in studio, è in sala, perché mi ha consentito di dedicarmi tanto di un tempo ai miei studi, omettendo magari di fare qualche incombenza giornalistica, e di questo gli chiedo scusa e ne sono grato. Volevo chiudere però, questa se mi è consentito, approfittando di questo parterre terroir, come si dice, per spezzare una lancia a favore dell'informazione. Noi abbiamo parlato precedentemente sia con il senatore Marcelli che con l'onorevole Fontana. Vedo tanti colleghi in studio, vedo Cadia Valente, con
cui mi trovo grato per il riconoscimento, vedo Francesco De Napoli con cui collaboriamo sempre. Facciamola vivere questa informazione, facciamola vivere, non chiudiamo i rubinetti, regolamentiamola, facciamo in maniera tale che le cose vadano in maniera più giusta, più equa, ma per l'amore di Dio non chiudiamo i rubinetti dell'informazione. Un paese che usa la clava nei confronti dell'informazione non è un paese libero e non è un paese civile. Quindi io approfitto di questa prestigiosa occasione per rivolgere ai nostri rappresentanti, facciamo in modo che i giornali abbiano ancora vita lunga, anche perché la vita dei giornali è già difficoltosa di per sé, quindi non rendiamola ancora più difficile. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti.